Mi sembra che dobbiamo intanto trarre elementi di grande preoccupazione, perché quando c'è una percentuale di votanti molto bassa rispetto al passato, significa che ormai c'è da diverso tempo un allontanamento degli elettori dalla classe politica, anzi c'è una frattura vera e propria che si sta creando. È preoccupante in una democrazia quando la gente non partecipa, quando la gente è ostile, diciamo, alla una classe politica che non viene ritenuta all'altezza di comprendere e soprattutto di risolvere i gravissimi problemi che attanagliano ogni famiglia. Quindi questo mi sembra l'elemento saliente che configura la sconfitta di tutti i partiti. Non se ne uscissero col dire abbiamo vinto, non c'è un'elezione in cui non c'è un partito che dice che non ha vinto. Cioè è una cosa ormai ridicola questa qui. Per quanto riguarda invece la città di Bisceglie, che è quella che ci occupa maggiormente, beh, è chiaro che questo ha un po' rispecchiato, diciamo, questa tendenza nazionale, anche qui dove il Partito Democratico, insomma, che pure era annoverato come il PD più debole d'Italia, consegue un risultato che però va, come dire, sfrondato di tutti gli elementi che in realtà non appartengono al Partito Democratico di Bisceglie, perché sappiamo che dall'entourage del sindaco Spina c'è stato un aiutino importante nei confronti del Partito Democratico, laddove c'era la contesa tra chi prendesse più preferenze tra l'amico Ruggero Mennea e Caracciolo, diciamo, dall'altro lato, entrambi eletti. Però con soddisfazione maggiore di Ruggero Mennea nella città di Bisceglie, perché insomma, diversi esponenti dell'area di maggioranza del comune ha esplicitamente, insomma, votato per Mennea e quindi per il Partito Democratico. Quindi bisogna togliere questo. In più c'è stato anche un accordo sottobanco con coloro che, pur non presenti in campagna elettorale, però hanno fatto le caricature, i disegnini, eccetera eccetera, ma sottobanco hanno anche loro dato un aiutino, tra virgolette, al Partito Democratico. Quindi in realtà un risultato molto deludente che apre ormai la porta ad un rimescolamento delle carte dentro questo partito. È del tutto evidente che gli equilibri interni si andranno modificando. Per cui se vi saranno nuovi ingressi dentro il Partito Democratico, questo comporterà inevitabilmente un cambiamento di equilibri, per cui l'ala che fa capo al clan Boccia è destinato, voglio dire, a perdere sempre più di importanza, non solo a Bisceglie ma anche su scala provinciale. Nel complesso le liste collegate all'avvocato Spina credo che raggiungono nella loro somma un risultato che non dovrebbe essere, diciamo, insoddisfacente per questa parte politica. Noi riteniamo, come Partito Comunista d'Italia, di aver confermato la nostra, diciamo, forte presenza nella città di Bisceglie, che ormai è un'enclave. Siamo quasi spariti a livello nazionale, però a Bisceglie devono continuare a fare i conti con noi, perché il nostro legame con la città è molto forte, per cui ogni prospettiva di cambiamento o di rivitalizzazione dell'amministrazione comunale, che ha perso molto smalto almeno da un po' di tempo a questa parte, sia fondamentale anche per il futuro. Le conseguenze di questo voto per la città saranno molto probabilmente un ritorno alle urne, perché è ormai patrimonio comune tra gli elettori nella città che qualora il sindaco, come io gli auguro ovviamente, possa assolvere a ruoli diciamo diversi su scala regionale, non dimentichiamo che l'avvocato Spina ha coordinato le liste Emiliano nella BAT,
A Bicelli, fra l'altro, Emiliano prende un risultato anche migliore rispetto alla media diciamo regionale, no? Dal 47 errotti noi abbiamo il 51 errotti, oddio, grazie anche alla nostra presenza, però c'è un risultato importante. Se questo sarà, si determineranno quelle incompatibilità con la carica di sindaco che inevitabilmente porteranno non più tardi diciamo del prossimo anno ad un ritorno alle urne anche a livello amministrativo. Quindi la campagna elettorale anche qui molto tiepida, molta gente non ha partecipato, perché quando stanno in lista loro, no, allora si mobilitano, si vanno trovando tutto e tutti, offrono tutta una serie di prebende, promesse, eccetera, eccetera. Quando non stanno loro candidati, la politica perde di interesse e di fondamento, e questo è grave ed è sintomo di una classe politica che pensa solo a se stessa, quando gli conviene, quando è interessata direttamente, ma per il resto non è molto interessata, voglio dire, alle sorti più complessive.